Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Avete comprato la TV nuova? Avete comprato il PC nuovo? Avete qualche elettrodomestico particolarmente sensibile e non volete che si bruci a causa di un fulmine o a causa di un innalzamento della tensione nella vostra casa? Questo è il video che fa per voi. Molti, per ovviare a questo problema, installano un UPS, quindi un gruppo di continuità esterno che filtra la corrente tra l'impianto elettrico e il nostro computer, la nostra TV. Il problema è che, a parte che è ingombrante, a parte che è pesante, è anche costoso, perché per prendere un gruppo di continuità di bassa lega, che non è detto che ci protegga, dobbiamo spendere qualcosa tipo 90-100 euro. Se invece vogliamo andare su gruppi di continuità un pochettino più performanti, arriviamo a un fantastiliardo. Cosa possiamo fare se non vogliamo spendere tutti questi soldi? Beh, possiamo installare nelle prese o nella presa in cui sono attaccati i nostri elettrodomestici, quelli costosi, TV, computer, un limitatore di sovratensione. Sì, un piccolo apparecchietto che, collegato alla nostra presa o vicino alla nostra presa, permette di proteggerci completamente. Nel caso che la tensione aumenti, un fulmine, la lavatrice va in tilt, la lavastoviglie va in tilt, stacca la corrente a quella presa e il nostro computer, la nostra TV, è salva. Come si fa? Questo è il video fatto apposta per voi. Vi spiegherò come fare e anche cosa acquistare. Trovate tutti i link nella descrizione. Detto questo, io non voglio tirarvi oltre. Stavolta ho allungato un pochettino la presentazione perché bisognava spiegare due o tre cose. Quindi, pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, allora questa è la nostra situazione attuale. Qui abbiamo il nostro cavo LAN della nostra rete cablata che togliamo e abbiamo la nostra spina di corrente in cui sono attaccati tutti i miei dispositivi elettronici, nel senso il computer, il Mac, il video, l'alimentatore, tutto praticamente, che potete andarvelo a vedere nel mio desk tour. Quindi stacchiamo anche questa. Come avete visto nell'altro video, io avevo installato un'altra presa. Potete andarvelo a vedere su come sdoppiare le prese. In questo caso questa presa non ci serve più, dobbiamo rimuoverla. Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo innanzitutto a rimuovere la seconda presa e andiamo a staccare tutti i fili di tutte le prese, perché la prima cosa che dobbiamo fare prima di installare il nostro limitatore di sovratensione è quella di andare a scoprire quale filo è la fase e quale filo è il neutro. È vero che voi direte di solito quello di colore scuro è la fase mentre l'altro è il neutro, però visto che gli elettricisti, noi lo sappiamo, a volte fanno un po' quello che vogliono loro, non è detto che sia così. Quindi la prima cosa da fare è smontare tutta la presa e poi installare e poi capire qual è la fase e il neutro utilizzando un cercafase. Quindi fase 1, smontiamo tutto e arriviamo ai due fili che arrivano direttamente dal nostro salvavita. Ah, dimenticavo, prima di fare questa operazione, mi raccomando, staccate la corrente. Siamo rimasti con i nostri tre fili. Ora li separiamo bene, non si devono assolutamente toccare. Ecco che li abbiamo separati e dobbiamo andare a cercare quali di questi tre è la fase. Bene, signore, adesso dobbiamo capire quale di questi tre fili è la fase. Quasi sicuramente sarà quello marrone, se l'elettricista ha fatto un buon lavoro, quindi questo qui. Per cercare la fase utilizzeremo un cercafase semplicissimo che veramente costa niente e tutti ce l'hanno nella cassetta degli attrezzi. Come si usa questo attrezzo? Beh, va impugnato con tre dita, quindi pollice e medio. L'indice va posizionato nella punta qui dietro e adesso toccando la fase, il cercafase si accenderà. Vedete?
si è acceso, toccando la fase, il cercafase si accende. Bene signori, ho ristaccato la luce, forse io prima non vi avevo detto che l'avevo attaccata, ma ovviamente per cercare la fase bisognava attaccarla, scusate se non ve l'ho detto prima. Adesso vi sto mostrando il libretto, il foglietto che troverete all'interno del vostro frutto. Ovviamente io ho preso il frutto della Weimar Plana, voi se avete un'altra serie prendete un altro frutto, chiaro no? Dentro all'interno troverete uno schema esattamente come questo. Come vedete dobbiamo inserire il carico e la fase nel posto giusto, quindi mi raccomando prendetelo dritto, controllate bene prima. Allora, tanto per spiegarci, dobbiamo andare a inserire la L, che sarebbe la fase, all'interno del primo buco dell'1, il neutro all'interno del primo buco del 3, che si trova in centro, nel secondo buco del 3 facciamo uscire un filo, e questo filo sarà la fase, e all'interno del secondo buco del 2 uscirà il neutro che andrà a collegarsi alla nostra presa. Spero che questo sia stato chiaro, ma tanto adesso vi faccio vedere tutto. L'unica cosa che mi raccomando è quella di controllare bene che il frutto sia dritto, controllate i numerini perché potete metterlo al contrario e quindi mettere i collegamenti al contrario, quindi state attenti. E poi andremo a vedere dove mettere il cavo di terra, che è importantissimo e che quindi poi andrà inserito direttamente nella spina. Quindi adesso andiamo a montare il nostro frutto e andiamo a inserire tutti i collegamenti. Il nostro limitatore di sovratensione è installato, vedete? L1 fase, neutro, fase, neutro. Adesso andiamo a installare la nostra spina. Quindi mettiamo la nostra spina all'interno. L'abbiamo inserita e andiamo a mettere fase da un lato e neutro dall'altro. Ok, questa è la situazione in cui ci troviamo adesso. Abbiamo collegato il nostro limitatore, abbiamo messo il ponticello per la nostra spina, adesso dobbiamo andare a inserire il cavo di terra, che lo inseriamo direttamente nel apposito buchino che c'è all'interno della nostra spina. Quindi lo inseriamo qua in mezzo, vedete un po', qua in mezzo, e andiamo a bloccarlo. Molto bene, ora non ci resta che riavvitare la nostra scatoletta e il gioco è fatto. Mettiamo però magari un tappino qua in mezzo, perché veramente è orribile, se no... Bene signori, la corrente è stata ripristinata, quindi noi possiamo attaccare la nostra spina e il gioco è fatto. Il nostro computer è protetto dalle sovratensioni. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile. Se volete, avete qualche domanda relativa a
perché installarlo, cos'è una sovratensione. Fatemela qui sotto nei commenti. Io qualcosa vi ho già detto nell'introduzione, ma se avete altre curiosità, altre domande, qualsiasi altra cosa, chiedetemelo pure qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.